Quindi stasera siete a Rock and Roll, giusto? Sì, 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 esatto, dalle 23. Dove hai detto che si trova? Corso Buenos Aires. Bravo, giusto. Tu sempre chitarra, eh? Sì, chitarra non solista. Come non solista? Beh, mi trovo meglio. Ho sentito il vostro ultimo brano, Giulio. Ah. Ogni giorno. Ogni mattina. Però in realtà ne abbiamo fatto un altro nel frattempo. Bel testo, devo dire, mi è piaciuto molto. Tu poi sei molto bravo, veramente, devo dire che sei veramente notevole. È che il resto mi è sembrato tanto amatoriale, proprio tanto. Ah. Come hai detto che si chiamano quelli che suonano con te? Sono sempre gli stessi, però dai, cioè non mi è sembrato così terribile. No, ma non terribile, non volevo mica dire questo. È che Giulio non me lo metterei mai in cuffia. Ah, vabbè, dai. Senti, con papà, a proposito, tutto bene? Come stanno lui e la mamma? Sì, tutto bene, tutto bene. Ottimo, sono felice. Ti hanno parlato di Anna ultimamente? Della zia? Sì, della zia, scusami, della zia Anna. No, perché? No, niente, così, curiosità. Ok. Senti, per quel cavo che... Ah già, scusami Giulio, me ne stavo dimenticando, che scemo, vado subito a prendere. Con calma. No, vado subito. Grazie. Buona, tutto bene? Tutto bene, grazie. Come? Tutto bene. Eh? Tutto... Non ho capito! Tutto Aspetta che vengo di là. Grazie mille, perfetto. Senti, se hai bisogno di qualsiasi altra cosa, sai che puoi venire quando vuoi. Grazie, sì. Tranquillo. È venuta in mente una cosa. Sono quasi le 12:20. Pensavo, perché non ti fermi qui a mangiare da noi qualcosa? Come ti sembra un'idea? Sì, non vorrei... No, scusami, se hai tempo ovviamente, perché non so se dovete fare le registrazioni o come siete messi lì per questa sera. No, ho tempo, solo che... No, vabbè, dai, cioè che... fai complimenti, dai Giulio. Cioè. Va bene, dai, allora se ti va adesso... Se va, ottimo, dai, ottimo. Siediti allora che ti devo parlare di una cosa. Siediti poi qua. Che succede? Tu sei sicuro che papà non ti abbia parlato di Anna in questi ultimi periodi? Sì, non... c'è qualche problema? D'accordo. Io e Anna stiamo attraversando un periodo un po' difficile da qualche tempo. Un matrimonio lungo fa trascinare delle cose che dopo un po' cozzano tra di loro. Non so se mi capisci. Sì, penso di sì. Ecco, come dirlo? Io sono stanco. Stanco di vederla sempre incazzata, di sentirmi dire che non mi piace la sua musica o come si veste. Ma tu, cioè, tu devi vedere cosa sono nate a 50 anni. A me onestamente era sembrato che si vestisse in maniera normale, però
Sicuramente non l'ho vista ultimamente. Fidati, insomma. Fidati. Poi adesso giochiamo a quelli che si evitano. Cioè, quando ci sono io, non c'è lei. E viceversa. Roba da bambini. Senti, zio, sei sicuro che io resti a pranzo? Insomma, la situazione mi sembra... Sì, 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 no, ascoltami. È un po' che ci stavo pensando. Oggi è perfetto. Io veramente non... Vorrei... Giulia, ascolta, io l'amo ancora tanto, ma lei è un muro. Io non vedo più quella che era una volta. Senti, pensavo questo. Sì. Lei generalmente arriva intorno alle 12.30. Io oggi ho un pranzo di lavoro e sarò fuori casa per quell'ora. Ma è fra tipo 10 minuti. Tu sei il suo nipotino. Sì. Il suo nipotino preferito. Ogni volta che ti vede, lei si rallegra. Sì. Tu aspettala. No, cosa? Zio? Pranzate insieme, la rendi felice e quando torno sarà tutto sistemato. No, dai, zio, mi sembra un po' esagerato. Senti, no? Giulio, è da tanto che lo sto pianificando. Tu non devi fare nulla, devi solo essere te stesso. Ma non penso di essere in grado di risanare un matrimonio, zio. Si sta facendo tardi. Fammi questo favore, dai. No, dai, zio, non mi sembra tanto il caso, capito? Non devi fare nulla, tranquillo. L'aspetti, pranzate insieme, la rendi felice e siamo tutti tranquilli. Io ci rimango pure a pranzo, però non... è imbarazzante, ok? Non so. Ehi, grazie, ti voglio bene. Ciao. Ciao zia. Giulio, vieni qui. Come stai? Tutto bene, grazie. Che piacere. Sei diventato grande, una pertica. Come mai sei qui solo? Sì, ero venuto a cercare un cavo e poi lo zio è dovuto andare a un pranzo di lavoro. Ah, perciò sono solo. La solita educazione, tuo no, zio. No, 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 è stato gentilissimo e mi ha pure offerto da bere. Oh, adesso ti preparo qualcosa io. Ti fermi a pranzo? Sì, se posso sì. Ma certo, grazie. Che puoi. Ecco qua. Grazie mille. Che sorpresa. Allora, cosa mi racconti? Oggi suoni con la tua band, vero? Sì, esatto. Ho sentito il tuo ultimo pezzo, infatti. Bruttino. Ma dai. Allora, sai che a me puoi dire quello che vuoi. È un po' presto per iniziare a lavorare nell'ambito musicale. Però devi stare lontano dalle persone che ti portano al fallimento. Dai, fallimento, mi sembra.
Giulio, diciamo le cose con chiarezza, affronta la tua insicurezza. Anzi, diciamolo insieme, quella canzone è un fallimento. Cosa c'è per pranzo? Per pranzo c'è del pollo, c'è del pesce avanzato ieri sera. Una semplice pasta? Ma certo, una pasta. Grazie, grazie mille. Mamma? Papà, tutto bene? Tutto bene, grazie. Come? Non fa niente. Non ho capito. Non fa niente. Merda, ma Franco doveva prendere il sale. Non lo so. Chissà che devo scendere un attimo io. Giulio, facciamo così. Tu adesso rilassati, stai lì seduto, anzi distenditi. Guarda, distenditi. Okay. Sì, sì. Tranquillo, così ti rilassi. Capita a tutti di avere un momento un po' giù. Vedrai che sarei apprezzato anche come chitarrista. Adesso però cerca di occuparti a fare il ragazzo della tua età, eh? Ciao tesoro, 20 minuti. Vado. Aspetta. A tra poco. Pronto. Ciao Giulio, sono lo zio. Mi sono liberato un attimo. Come sta andando? Lei è lì? No, è andata a comprare il sale. Come a prendere il sale? Ma l'avevo appena preso io. Ma capisci che fa cose? Fa di tutto per allontanarsi da casa. Perché lei ricorda di me. Capisci Giulio, lei vuole starmi lontano. Dai zio, tranquillo però. Non mi sembra il caso. Sì, comunque cosa stai facendo? Di cosa vuoi parlarne per il nostro piano? No, allora, sto leggendo le riviste in sala, così, niente. Sto solo il piano, però mi avete messo un po' in mezzo, così. È imbarazzante, un po' esagerato, onestamente. Le riviste in sala? Sì, le riviste in sala. Non hai toccato l'agenda rossa, vero? Quale agenda rossa? Tra le riviste c'è un'agenda, vabbè. Lascia perdere, dai, fa niente. No, aspetta. Questa agenda rossa è un problema. Cosa? No, l'agenda rossa, dico, non si poteva toccare. L'hai presa? No, quando ho preso una rivista e in pratica è caduta. Vabbè, nessun problema, Giulio, non preoccuparti, rimettila a posto. Sì, ma si è strappata una pagina cadendo. Cazzo. Perché è così grave? Quell'agenda è come se fosse il prolungamento della mano di Anna. Quindi cosa... Ascolta Giulio, riesci a riattaccare la pagina? Ma no zio, non credo, si è anche un po' stropicciata cadendo. L'ultima volta che l'ho presa io mi ha minacciato di staccarmi le palle con le sue stesse mani. Non l'ho mai vista così. Perfetto. Senti, ho un'idea. Vai. Cioè, no, senti, sai che ti dico, io adesso la stiro un po', la riattacco, non ti preoccupare. Ma sei pazzo? C'è una stropicciata, si vede. Non l'ho stropicciata, zio, si è stropicciata, cadendo, è caduta. Sì, ascoltami. Sì, scusa. Una volta al mese, viene a trovarci una coppia di trentenni, vivono su al primo piano. Sì. Questi hanno un cane. Un rosso, un pastore tedesco, è un incrocio. Insomma, è un cane stupido. Vedi, ha un occhio, sai, l'occhio a mezz'asta, non sa neanche lui perché sta al mondo. Sì, però io ho bisogno di una soluzione a voce.
Aspetta, aspetta. Allora, ogni volta che il cane entra in casa, fa su un casino. Salta sui divani, strappa, morde tutti i cuscini. Ecco. Una volta c'era un libro di moda aperto, che piaceva molto a tua zia, aperto alla pagina... Lo teneva aperto su una foto di sto biondino tedesco, tutto muscoli. Tipo Ryan Gosling al sapore di Krauti, tanto, tanto per intenderci. Beh, la bestia lo vede, gli salta sopra, lo sbrana, lo riduce a brandelli, praticamente tutte le pagine in giro. E il tedesco a brandelli sul tappeto. Quindi? Quindi? La mia idea è, fai finta che siano passati loro. Si chiamano mercanti di cognome. Tu butta giù qualcosa, vedi tu, e in mezzo ci metti la gente. Ok, vedrai che non si accorge di nulla. Aspetta, mi stai chiedendo di distruggere... No, zio, dai, sei pazzo, qua è tutto perfetto, che cosa distruggere? Sì, perfetto. Senti, le vedi quelle due statuette? Quelle sul mobile? Ecco, quelle sono un regalo di Giampaolo, uno stronzo che ci prova con Anna dai tempi di università. Ecco, quindi le prendi e le metti. Poi c'è anche il cuscino di sua madre. Lo vedi? Lo vedi perché praticamente ti sei rivolta alle budella. Ecco, strappalo, vedi tu, prendi la morsi, vedi tu, così mi fai anche un favore. Statuette blu, poi c'è il cuscino brutto e... Sì. Ma sì, ma fai tu, guarda, no. fai tu, scusami, adesso io devo andare, quindi vedi un attimo tu, fai un po' di casino, io adesso vado. No, okay, zio, ciao. Aspetta una... Sì, Giulio, dimmi. Pronto, eccomi. Senti, io ho fatto, però non mi sembra una cosa tanto naturalistica, Mario. Un pochino costruita, a dire il vero. Senti, penso di aver fatto un casino. Stai tranquillo, non ti preoccupare. Vedi che andrà bene. Perché non sembra tanto che ci sia passato un cane, sembra più arte contemporanea. Ti capisco. Senti, c'è un'altra cosa che potresti fare. Ti ho mai parlato di Federico? Chi? Federico. Vabbè, non importa. È un mio amico elementare. Fatto sta che ha creato una ricetta per produrre l'odore del cane. Poi col tempo me l'ha passata, non chiedermi perché. Io poi l'ho perfezionata. Secondo me può andare, vedrai che stavolta andrà, trovi? Sì. Zio, stai dando i numeri, questa cosa non ha senso, una ricetta... Vabbè, sentiamo questa ricetta. Sì, ora te la spiego. Comunque, quando la farai, la casa puzzerà. Di modo che la zia, quando entrerà, non capirà niente, perché sentendo questo odore, non capirà che hai camuffato tutto. Quindi crederà che sono venuti i vicini. D'accordo. Prendi una penna e scrivi. Sì, aspetta. Un tegame medio. Lo metti sul ghiaccio. Sì. Ci aggiungi mezzo litro d'acqua. Due dadi di carne. Aspetta. Un cucchiaio di cumino. Un cucchiaio di paprika. Due cucchiai d'aceto. E una foglia di alloro.
scritto? Perfetto. Ora ci ficchi dentro una scarpa o uno stivale, capovolto, in modo che non lasci la gomma a contatto con l'acqua, perché sennò ovviamente si brucia e si rovina. Sì, ci mancherebbe. Per forza. Ok. Di lì a poco cominci a sentire l'odore. Non è una puzza tremenda. Comunque vedrai che così sarà sufficiente. D'accordo. Bene, senti. Fai tutto questo e vedrai che sarà tutto a posto. Mi raccomando, non mandare tutto a puttane, perché Anna che si incazza non è uno scherzo. Scusami Giulio, però adesso devo andare. Ti saluto. Ok, ciao. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Yeah.
Pronto? Sì, zia, non ti preoccupare. Zia, davvero, io sto benissimo, non ti preoccupare. Sì, zia, scusami, mi sta veramente morendo il telefono. Ci vediamo fra poco, ok? Ciao. Non importa, zia, lascia perdere. Hai voglia di andare di là? Ah, intanto che sistemo. Di là in sala? No, in camera. C'è una bella giornata, guardiamo fuori. Ci beviamo un bicchiere di vino, senza pensare a nulla. Puoi bere il vino? Sì, allora sappo. No, lascia stare, faccio io. Lascia stare, tranquillo. Va bene, Senti, zia, tutte quelle cose... Giulio, non ti preoccupare. So tutto, non ti preoccupare. Capisco più di quanto tu creda. Vedi là, arrivo subito. Va bene. È proprio una bella città oggi.
Zia, tu lo sai che zio Franco ti ama ancora, vero? Mai quanto io amo lui. È per questo che ci diamo tanto contro. Non sopportiamo l'idea che il nostro amore possa essere eterno, che duri dai tempi dell'università e che continui infinito. È la cosa più bella che ci è capitata, assieme a questa città. Sì, è proprio una bella città. Se disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova.